strade chiuse per rischio frane, decine di ettari di macchia mediterraneo in fumo e turisti impauriti per le fiamme alte. È il bilancio dell'emergenza incendi sul territorio cilentano. Gli ultimi casi nella notte tra domenica e lunedì, ben 7 roghi hanno fatto temere il peggio. Fiamme alte anche sulla Molpa, già presa di mira dai piromani una quindicina di giorni fa. Questa mattina sul posto ancora i Canadair per spegnere gli ultimi roghi sotto gli occhi attenti e vigili del corpo forestale. Lo spettacolo che si presenta è devastante, in fumo ettari di macchia mediterranea. Dalla Molpa si alzava ancora una nube nera, testimonianza dello scempio compiuto. Non ci sono dubbi sull'origine dolosa. Al fenomeno dell'autocombustione non crede più nessuno. È sufficiente una giornata di vento per muovere la mano dei piromani e scatenare l'inferno. Gli incendi hanno conseguenze devastanti per il territorio. Ieri mattina, a causa di una caduta a massi e per il rischio di altri crolli, è stata chiusa al traffico la strada del Ciglioto che dalla Mingardina porta all'Icusati. Sul posto gli agenti della provinciale e vigili urbani di Camerota. In serata la strada fortunatamente è stata riaperta. Gli incendi rendono ancora più critica la situazione in un territorio già provato dal dissesto idrogeologico. Un anno fa, era il 10 agosto, a causa del crollo di un masso dal costone che sovrasta il ciclone, perse la vita un ragazzo di 26 anni. È assurdo, denuncia Carmelo Stanziola, sindaco di Centola e vicepresidente della provincia. Mentre noi lavoriamo per rendere più sicuro il territorio e valorizzarne le bellezze, c'è qualche scellerato che cerca di distruggerlo. Ecco, questo è un altro motivo che ci addolora, perché uno fa sforzi ogni giorno, però stanotte c'erano ben 3 punti dove c'erano i roghi, la Molpa, lungo il Ciclope e il Ciglioto, che come ricordavi è stato chiuso, però mi risulta che da qui a qualche ora verrà riaperto, perché già ci stanno gli operai della provincia che stanno ripulendo, per cui sicuramente verrà riaperto nelle prossime ore. Questa perché? Perché questi incendi, sindaco? Guardi, non c'è una risposta e non mi sento di dare una risposta, dico semplicemente che non è possibile che nel 2016 c'è chi butta il sangue dalla mattina alla sera a promuovere, a valorizzare i territori, e c'è chi impropriamente, inconsciamente, e mi fermo a questo, è abituato a fare del male a se stesso e ai propri figli.